Pediamo. Ravenna, il colore è ovunque, anche quando non si vede. Nelle chiese, nel cielo, negli alberi, nella darsena, soprattutto sui muri della città. Io amo la mia città, faccio parte di questa città e amo la gente di questa città. Posso darvi tre motivi? Quattro. I sorrisi, il mare, i mosaici e i cappelletti. Quando ci si siede ai tavolini di Piazza del Popolo, la piazza principale di Ravenna, veneziana, monumentale, ma anche molto popolare, quasi di paese, ci si rende conto in fondo di essere in Romagna. Però è una Romagna da un'aria tutta sua, particolare. Sarà forse il passato di grande capitale bizantina a renderla così. Bella. Dal 2014 Ravenna è nuovamente una capitale, questa volta dell'arte urbana, che si esprime al meglio nei giganteschi muri del Festival Subsidente. Questo mare è ricco di opportunità, si possono praticare un sacco di sport come windsurf, surf e stand up paddle. Subito dopo la spiaggia c'è la pineta, una particolarità delle nostre spiagge che manca in altre zone. La visita di Ravenna non è completa senza il suo circondario. Nei suoi dintorni si trova Santa Apollinare in Classe, ma anche la grande pineta, il più maestoso bosco d'Italia, un tempo che ha ispirato Dante, che ha ispirato Boccaccio, che ha ispirato Byron. Uno dei luoghi che preferisco di Ravenna si trova all'esterno. È il Giardino delle Erbe Dimenticate. Ogni due metri cambia l'aspetto olfattivo e si viene pervasi da odori straordinari. Dietro pesanti portoni, dietro i mattoni, si trova questa meraviglia di mosaico, il miracolo di questo cielo stellato. Forse il primo cielo stellato di cui si abbia notizia al mausoleo di Galla Placidia. La tomba di Dante. Dante arrivò a Ravenna nel 1318 cercando ispirazione e cercando soprattutto di allontanarsi dalle beghe della politica. Morì anche in città esattamente 700 anni fa. Siamo nella Basilica di San Francesco, dove è stato fatto il funerale di Dante. La cripta si trova completamente sotto il livello dell'acqua. Ci sono anche i pesci. Amo talmente tanto la mia città che potrei parlare per ore, perché Ravenna è veramente tanta roba. Io ci vivo da 37 anni e non mi sono ancora stancata di girare in bicicletta per la mia città. Cioè io rallento, capito, quando passo davanti a Galla Placidia, io rallento perché per me continua a essere emozionante ogni volta. Bene. Allora, oggi tocca a un'altra città. Buongiorno. 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 Che città è? Ravenna. 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 Dove si trova Ravenna? Nella Romagna? Nell'Emilia Romagna. Sì, il nome della regione è composto da due, Emilia, Romagna, che poi dentro la regione
La regione si divide nell'Emilia e nella Romagna. Sì, c'è la zona emiliana e la zona romagnola. La regione si chiama Emilia-Romagna. Ok, l'Emilia-Romagna dov'è? Al nord, al sud? Nord, vicino. Nord. Croazia? Non tantissimo. Sì, beh, possiamo dire di sì. È di fronte alla Croazia, ma molte regioni sono di fronte alla Croazia. Ma più o meno. Vediamo prima, qual è la capitale dell'Emilia Romagna? È una che noi Bologna? Bologna. Milano? Oh, Bologna. Bologna. Milano è la capitale della Lombardia. Allora, ecco Ravenna qua. Se la vedete qua, andiamo un po' su, effettivamente come dici tu è vicino alla Croazia, ma devi pensare che metà Italia è vicino alla Croazia. Adesso vediamo, così vedete qual è l'Emilia Romagna. È abbastanza grande l'Emilia Romagna, ok? È tutta questa parte qua. Allora, città importanti dell'Emilia Romagna, molte, ci sono molte città, cominciando da Bologna, che la conosciamo già, abbiamo visto un video di Bologna, non serve parlare di nuovo, vero? Ma abbiamo altre città importanti come Modena. Perché è famosa Modena? Per l'aceto. Per l'aceto balsamico di Modena. Sì. Pavarotti, esatto, Pavarotti è nato a Modena. La Ferrari, esatto, la fabbrica della Ferrari è qua vicino in, come si chiama? Ho dimenticato il nome Maranello. Chi è che è Maranello? Maranello è questa città piccolina, sì, molto vicino a Modena, ed è dove è la fabbrica della Ferrari. Sì, allora tutta la città di Maranello gira un po' intorno alla Ferrari, puoi andare al museo della Ferrari, è tutto lì. Sì, bene. Poi vicino a Modena c'è Parma. Parma è anche famosa per un'altra cosa, Parma. Il formaggio. Come si chiama il formaggio? Formaggio di Parma. Non lo so. Come si chiama il formaggio che si fa a Parma? Il parmigiano. Parmigiano. In italiano parmigiano. Che il nome parmigiano è solo la metà del nome. In realtà il formaggio non si chiama solo parmigiano. Si chiama parmigiano reggiano. Quello è il nome completo, il nome reale. Parmigiano reggiano. Perché? Perché si fa a Parma e a Reggio Emilia. Reggio. E si chiama parmigiano reggiano. Reggiano. Se non si fa qua, a Parma e a Reggio Emilia, non si può chiamare parmigiano. È stato di origine. È la protezione, denominazione di origine protetta. Bene. Allora, Parma, Reggio Emilia, Modena. Sì? Scusami, per me è importante Parma perché... Ugo, devi ripetere come un mantra. Scusami. Ripetilo molte volte. Scusami. Non è scusami. Scusami.
Ok, dimmi Ugo. Per me è importante perché il mio nonno è nato a Parma. Ok, è importante perché mio nonno, non il mio, mio nonno è nato. Il verbo nascere usa il verbo essere, è nato a Parma. Bene, allora anche tu sei emiliano? La tua famiglia è emiliana? Bene, bene, bene. Bella, una bella zona, è bellissimo. Parma, Modena, sono tutte molto belle queste città. Ok. Bene, passiamo qua a Bologna. Il Dante? Il Dante, sì. È morto a Bologna? È morto, no, lo hanno detto nel video, è morto a Ravenna. Ravenna. Ecco, Ravenna. Esatto, Dante è morto a Ravenna. Occhio lì, ricordate i verbi che usano il verbo essere. Lui è stato, è morto, è nato, tutti con il verbo essere. Bene, altre città importanti. Imola, perché è conosciuta Imola? Lo sapete? No, Formula 1 la carrera. Esatto, per la Formula 1. C'è il circuito di Imola. Sì, molto, molto famoso, ma guardate che non solo tutte queste città non solo sono non sono solo famose per quello, ma perché sono anche città molto belle, molto antiche. Sì, praticamente tutte hanno i castelli, no, molto belle. Però esattamente Imola è molto conosciuta per questo, per la Formula 1. Bene, anche Forlì è una città molto antica, molto simile, si dice, a Bologna. Poi anche Forlì ha un'università molto antica. Allora, sono città che fuori Italia non sono molto famose, ma dentro Italia sono molto conosciute. Sì. L'università di Forlì, perché è anche una bellissima città. Sono posti da conoscere. Però, guardate questa qua, famosissima, nella Riviera Romagnola. Questa parte, dovete pensare, ricordate che io vi dicevo che la regione si chiama Emilia-Romagna e tutta la parte, possiamo dire, del centro, la parte di terra, è quella che sarebbe l'Emilia. Invece tutta la parte di costa è la Romagna. Allora per quello a questa costa la chiamano la costa romagnola. Romagnola. Sì, il gentilizio è romagnolo, romagnola. Invece l'altro è emiliano, emiliana. La costa romagnola. Esatto, e abbiamo un posto ovviamente famosissimo della costiera romagnola, Rimini. Che è Rimini. Il San Marino? Rimini. San Marino è dentro la regione, ma ovviamente San Marino è un altro paese, non forma parte dell'Italia, è un principato. Non sapevo. Esatto. Sì, San Marino, se vedete qua, è proprio un'altra cosa, è un principato, non, è solo dentro l'Italia. Principato. Principato. Principato.
principale. A San Marino hay, avete? No, el hay. Un circuito per Formula 1. Come diciamo hay de haber? Avete. No, avete, avete. Voi avete. Ustedes tienen. Sí. Come si hay. Dice hay? Questo l'abbiamo imparato il primo anno. Io sé. Primo anno. Dimmi, Nani, dimmi. C'è e? C'è. C'è. Non si dice c'è e, ma solo c'è. Ah, c'è. Allora, facciamo un po' un ripasso, perché questa è una delle cose che dovete sempre, sempre, sempre sapere. Hai, da aver, al presente, ricordate che noi abbiamo due forme in italiano per una forma in spagnolo. Noi diciamo solo hai. In italiano dipende da se è singolare. C'è. Si dice c'è. Esatto. Molto importante la pronuncia c'è. Ricordate che dentro questo apostrofo, in realtà noi abbiamo la forma completa di c'è. Ma noi non diciamo mai c'è, diciamo solo c'è. Qual era il plurale? Ci sono. Ci sono. Esatto. Ok, allora. Quello è al presente. Io posso dire oggi c'è molta gente nelle strade. Sì, hay mucha gente en las calles. O ci sono molte cose da fare in quella a Ravenna. Hay muchas cosas por hacer. Oggi. Oggi, ma, o non oggi, ma nel presente. Sì? Hay muchas cosas que hacer en Ravenna. Allora, c'è, perché è solo una cosa, molta gente, grammaticalmente è singolare, ci sono molte cose, plurale. Ma occhio, non abbiamo solo il presente, abbiamo anche il passato prossimo. Quando vogliamo dire, che noi diciamo uvo, vero? Uvo. In realtà letteralmente sarebbe ha avido, ma noi lo usiamo come hubo. Come lo diciamo al singolare? Avuto? Avuto. No. Avuto. No. Adesso fate un esercizio. Se io quando dico hai, e dico c'è. C'è. Sto usando il verbo avere? No. 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 Allora non dovrei usare il verbo avere al passato. Se al presente non lo uso, al passato neanche. Uso stato. Il verbo essere. Stato. Come Florencia e Rodrigo lo hanno detto, mi sa, quasi bene. Dimmi Florencia, come hai detto? Stato. Tu dici, è stato, stiamo arrivando? No. Ma quasi, 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 quasi. Adesso vedi nel presente, io uso il verbo essere, ma che cosa uso prima del verbo essere? Sì, sì. Il ci, vero? Sì. Allora, io dico, è corretto, è stato il verbo essere, ma aggiungo un ci. Ma che cosa devo fare con questo ci? Apostrofe. C'è stato, uvo. E occhio, ovviamente c'è stato, ma come usiamo il verbo essere, può essere anche femminile. C'è stata. Dipende da se quello che c'era è maschile o femminile. Allora tu dici c'è stato
c'è stato un incidente ieri sera. O c'è stata che ne so, una cena per ricevere gli ospiti. Sì. Hubo un accidente ayer en la noche. Hubo una cena para recibir a los invitados. Ah, l'incidente è maschile, c'è stato. La cena è femminile, c'è stata. Bene, allora, se il singolare è c'è stato, come sarà il plurale? Stati. Stati, ma il verbo? C'è stato. No, Florencia, lo stai quasi dicendo bene, dimmi. Ci stati. No, che cosa c'è prima del stato o stati? Il verbo. Il verbo ausiliare, allora com'è? Ci sono. Siamo. Ci sono stati o ci sono state? Allora, ci sono stati tanti belli momenti durante le vacanze. Hubo muchos bonitos momentos durante las vacaciones. También tuvimos bellos momentos. No, no. ¿No? Che quando noi usiamo il verbo tener, sì. Quale verbo usiamo in italiano? Avere. Qual è il avere? Il verbo tener, usiamo il verbo avere. Bene, allora, presente, passato... Ma noi adesso quale tempo verbale stiamo imparando? Futuro. Futuro semplice. Come sarà al futuro semplice? Singolare, plurale? Come sarà il singolare? Sarà? No. Il verbo è sarà, ma che cosa mettiamo prima? Ci sarà. Esatto. Ci sarà. E al plurale? Ci sarei. Sarei, saremo. Non abbiamo imparato sarei, sarei non l'abbiamo imparato. Qual è il futuro, il plurale di sarà? Saranno. Ecco, brava. Ci saranno. Due volte con ci. Sempre, sempre si usa il ci. Quando parliamo di una cosa che esiste in un luogo e un momento, vero? Allora, come sarà? Noi qua diciamo... Mai. Qua noi usiamo uvo e qua noi usiamo avrà. Avrà. Giuseppe? Sì? Ci sarà. E nel singolare non si dice c'è? No, perché il c'è è solo quando abbiamo un c. Con un E. È una contrazione. Noi usiamo sempre il C. Però
Pero el singular en el futuro, ¿no? Ma, perché non abbiamo un E. Claro, el verbo empieza con otra letra. Exacto, el verbo comienza con la S. Yo no puedo hacer una contracción de una C con una S porque no existe, no se puede pronunciar. Allora, el CE es solo la contracción de un CIE. Porque tenemos dos parole que una que finisce con vocale, la otra que comienza con vocale, si contrae. Ma il C si contrae solo con il E. Se vedi, ci sono, ci sarà, ci saranno, sono tutte parole che cominciano con la S e per quello non posso fare la contrazione. Allora, questo a memoria, dovete impararlo a memoria. Perché è l'unica forma, quello è il problema, è l'unica forma di dire hai, uvo, avrà. Non esistono altre forme. È molto semplice, ma dobbiamo imparare, sì. Lo so, sono cose... Hai ragione, è semplice quando lo pensi, quando lo studi, ma quando lo devi usare, sì. Uno si scorda. Sì, ma... Ma è l'unica forma, dovete... Per quello dicevo, alla fine dovete pensare sempre nelle lingue, quando noi impariamo, è ripetere, 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 anche se siamo tutta la settimana... Perché? Perché alla fine sono, quando sono forme uniche, l'unica forma è la memoria ed è abituare al nostro cervello a dire quella forma. Cervello e cerebro. Cervello, cerebro. Cervello. Allora, questo, così facciamo questa piccola, questo piccolo ripasso. Allora, c'è, ci sono... C'è stato, c'è stata, ci sono stati, ci sono state, ci sarà, ci saranno. Okay? E l'anno prossimo, quando impareremo un nuovo tempo verbale, dovremo imparare di nuovo questa forma nel nuovo tempo verbale. Sì? Sempre con i nuovi tempi verbali dobbiamo imparare quella forma del aver. Bene, allora torniamo qua e finiamo. Sì, San Marino è famosa anche perché c'è anche lì un circuito di Formula 1. Giuseppe, in Ravenna. A Ravenna. A Ravenna. Influenza bizantina nell'arte? Esatto, loro sono stati capitale dell'impero bizantino. Yeah. Allora hanno fatto vedere la chiesa che era, come si chiama? L'hanno fatta vedere questa dei mosaici. Striata? Non è Santa, ecco, Santa Apollinare Basilica. Santa Apollinare in classe. Santa Apollinare. Che a Ravenna abbiamo Ravenna, sì. I più antichi mosaici, sì. Che ci sono, sì. della cristianità. Sì. E sono in uno stato molto, molto, molto ben tenuto, sì? Uno stato molto buono. Non so se lo cercherò, non so se sono quelli più antichi, ma quasi. Dell'Italia almeno. In Italia sicuramente, sì. Io sono stato...
ad Istanbul. Ad Istanbul c'è una chiesa con mosaici, anche quelli molto, molto antichi. Aspetta, la conosco, conosciuto. L'ho conosciuta. L'ho conosciuta. Quale, quella di Istanbul o questa? Istanbul. Istanbul. Ah, brava. Anche tu sei stata. Anche io. Sì. Bene. Siete dei viaggianti. Attualmente è convertuta. È conversa. Una meschita, come si dice? Moschea. Moschea. Una moschea. Ah, allora, forse non è la stessa, perché quella che sono andato io è un museo. Però, a ver, se te lo digo in español, pero sí, el presidente actual hace muy poco tiempo la convirtió en una mezquita y prohibió la entrada a ese museo. ¿Así? Sí. Es un dictador ese señor. Sí, sí. Erdogan è una cosa dura. Questi sono quelli di Istanbul. Molto antichi anche questi. Museo San Salvador de Cora. Mm-hmm. Esatto. Sì. È il nome. Quello è il nome, sì, molto bello. È molto impressionante, piccolina, ma questi mosaici sono antichissimi. Anche se vi ricordate a Bologna che c'erano le sette chiese, anche lì ci sono mosaici molto molto antichi, ma non sono completi, sono stati distrutti per il tempo, sì, per il passare del tempo. Allora, Ravenna, no? Ravenna è bellissima, bellissima, dovete andare. Ok, altre città famose, ma ovviamente un po' di meno, Ferrara. Ferrara è molto bella, che ha un castello in mezzo alla città. È una città bella, è molto bella Ferrara. Ferrara c'è il mausoleo, come si dice? Il mausoleo di Lucrezia Borgia. Ah, bene, non sapevo. Duchessa, come si dice? Lei era duchessa. Era duchessa di Ferrara. Mm-hmm. È morta in Ferrara. A Ferrara. A Ferrara. Come si dice, tu casata? Durante molto tempo. È stata sposata. Mm-hmm. Durante molto tempo. Con il duca di Ferrara. Con il duca. Il duca? Sì, di Ferrara. Sì, vediamo un po' alcuni... Non tutti, perché non sono un esperto, ma vediamo. Il conte e la contessa. Il duca? Conte e la contessa. Il duca, la duchessa, e il barone, la baronessa. Sono cose che non si usano molto, ma vabbè. Ma sì che uno importante, come si dice rei in italiano? Re. Il re, il reina? No sé. Regina. La regina. Regina. La regina. Mettiamo qua l'accento. Il re e la regina.
Il principe e la principessa. Principessa. Allora lì un po' di vocabolario anche. Vocabolario regale. Quando dice real della reale, regale, non reale. Regale. Vocabolario regale, lo chiamiamo. Vocabolario della realeza. Bene. Ecco, vediamo se mi manca qualche altra bella città. Il castello di Ferrara è come i castelli che noi pensiamo dell'antichità, con il fosso, con l'acqua. È molto interessante. È tenuto in un modo molto come all'antica. Ok, altre città famose? No, ci sono a Piacenza, Fidenza, sono città molto belle anche da conoscere. Sì. Faenza anche, Cesena, ma quelle più conosciute sono quelle. Riccione, Pesaro, no, ma Pesaro non è Emilia Romagna, Riccione sì. Ecco, un po' adesso abbiamo fatto il viaggio per l'Emilia-Romagna. Adesso la prossima settimana faremo un altro viaggio per un'altra regione d'Italia, sì? Tutte le settimane una regione nuova, fino a che non conosciamo più o meno tutta l'Italia. Bene, 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 bene. Allora, c'era un compito per oggi. Però presentare il personaggio. Bene, allora cominciamo con Emilia. Nacque il 24 luglio. Cominciamo subito. Perché? Che problema abbiamo qua? Perché cominci, la prima parola che usi è questa, nacque, nacque. Nacque. Che cosa significa nacque? Nació. Nació. Come diciamo noi? Nació, perché noi non diciamo nacque, non vi ho mai insegnato nacque. È nato. È nato o è nata, dipende se è un uomo o una donna. Sì, non, per favore, e lo dico a tutti, non cominciamo, mille volte l'ho detto, una e mille. Nacque è il remoto, che noi non usiamo mai. Noi usiamo è nato il passato prossimo. Già. Sì? Allora, per favore, e lo dico a tutti, no, non cominciate con quello oggi. Vi prego, ok? Già. Bene. Grazie. No, è nato, Vai, Emilia. È nato il 24 luglio 1897 in Kansas, in una famiglia che viaggiava costantemente a causa del lavoro e della instabilità economica e lavorare del padre. E il lavoro del padre per suo
alcoholismo. La sua passione per il volo si è risvegliata solo in sua gioventù, quando ha visto un spettacolo di acrobazie aeree. Ha studiato nella università Ay, se quedó pegado, Emilio, se le cortó. Se quedó congelado. Se quedó congelado. Démosle unos segundos. No. Está completamente congelado. ¿La llamo? ¿O no se saca nada? Dice, hay invitado esperando unirse. Ver sala de no, no me sale nadie en la sala de espera. Me parece vacía. Qué raro. A ver, vamos. ¿Qué pasó? Ahí está. Ahí volvió. Oh, Emilia se quedó completamente congelada hace mucho rato. ¿Y a dónde? ¿Entonces empiezo de nuevo? En la universidad. A la Universidad di Columbia. Ajá. Ma ha lasciato molto presto per andare a dove i suoi genitori in California. No. Cuando noi diciamo dónde... Más dove? Una persona, no usiamo el dove. Dai suoi genitori. In California. Suo padre l'ha portata al aerodromo dove ha pagato un passaggio che le avrebbe cambiato la vita. Che cos'è un passaggio? Un boleto. Come chiamiamo boleto, passaggio, a un nome biglietto. Che non è? Biglietto. Ah, biglietto. Un biglietto. Ha lavorato come fotografa, stenografa, per risparmiare denaro per le lezioni di volo che sarebbero iniziati nel 1921. Anni dopo gli offrirono le hanno offerto offrirono il remoto offerto di sorvolare l'Atlantico. Accettò e lei lo ha accettato e lei lo ha fatto accompagnata dal suo pilota e meccanico. Al ritorno hanno ricevuto come una celebrità e l'hanno nominata Lady Lindy. È diventata non solo la prima donna in attraversare l'Atlantico, ma anche
a percorrere la distanza più lunga percorsa da una donna. È stata premiata per il Congresso Nazionale. Voleva andare di più e insieme con il suo copilota hanno progettato di fare il giro del mondo. Giro del mondo. Hanno avuto una falla meccanica in Nova. No, aspetta, che non è falla. Cosa pone? Adesso lo cerco. Huesco, come si? Falla. Un guasto. Guasto, lo viene. Un guasto meccanico. Meccanico. Una falla meccanica, sì. In Nuova Guinea. Non si supo più notizie. E non si sono sapute più notizie. Il presidente ha speso 4 milioni di dollari per cercarli, ma è stato tutto vano. Mm-hmm. Hasta ahí. Bene, chi è? Amelia Edgar. Lady Lindy. Lady Lynn. Bene. Grazie, Emilia. Evelyn, vai tu, Evelyn. Il mio personaggio è Il mio personaggio è nata il 31 agosto in Fieravalle, provincia di Ancona, Italia, all'interno di una famiglia borghese cattolica. È stata educatrice, scienziata, medica, psichiatra, filosofa e umanista italiana. È stata la prima donna che... La prima donna che ha avuto la laurea in medicina in Italia. Laureata all'Università di Roma, La Sapienza, all'età di... La Sapienza, all'età di 26 anni. Da una sfortunata relazione con Giuseppe Montesano, psichiatra e suo professore, è nato suo figlio Mario. La profonda delusione ha causato l'abbandono del medico. Il bambino è stato cresciuto da una balia fuori Roma. Balia, nodriza. Esatto, si dice balia. Suo figlio all'età di 15 anni ha saputo che chi lo visitava era sua madre. Da quel momento si propose mai più di separarsi da lui. È diventato il suo più grande sostenitore
del método ideado por ley. Dale, ideato. Ideatus. Da ley. Da ley. Ricordate sempre che noi quando abbiamo un participio in spagnolo, participio, e in spagnolo diciamo por, in italiano diciamo da. Da. Ideato da lei, costruito da, fatto da, sempre da. Invece di por. Già. Questa medico e educatrice italiana ha sviluppato un metodo di insegnamento rivoluzionario che ha cambiato notevolmente come si ha lavorato con i bambini nell'istruzione prescolare e primaria. L'idea è partita da una totale autonomia del bambino, dalla promozione della iniziativa e dall'apprendimento in libertà. Ha creato un nuovo concetto e metodo educativo che potenzia la capacità dei suoi studenti di pensare da soli, collaborare, risolvere i conflitti. Risolvere i conflitti e superare la difficoltà. Le difficoltà. Nel 1934, con il fascismo insediato in Italia, Mussolini ha ordinato di chiudere tutte le scuole di questa educatrice. Ok, ha ordinato, noi non usiamo il D, ha ordinato chiudere tutte le scuole di questa educatrice. Date le circostanze, si è dovuta esiliare in Olanda, dove ha dedicato gran parte del suo tempo a viaggiare e far conoscere la sua proposta. In India ha formato 1500 insegnanti e ha frequentato intellettuali come Rabindranath Tagore. L'essenziale della sua eredità per il XXI secolo è la sua continua ricerca scientifica e il vostro deseo permanente di conoscere meglio e meglio i segreti dell'infanzia. Il suo metodo scientifico e didattico è utilizzato oggi in molte scuole pubbliche e private del mondo. È morta in Olanda il 6 maggio 1952 all'età di 82 anni. Chi è il personaggio? Montessori. Su nombre real es... Suo nome reale completo, eh? Suo nome reale, hoy va a ser. È un nome bien largo, espérame. María Tecla Montessori. Lo tenía anotado para no decirlo al tiro, porque la otra vez dije primero el nombre. No, ya. Lo cerco yo, sí, vediamo. Sí. María Tecla Artemisia Montessori. A María Tecla. Sí, fue una feminista total. No se quiso casar. Ella no quiso casar. No se è voluta sposare. Bene, María Tecla. Il nome Tecla è più usato di quello che credete in Italia. Sì. Sì. Tecla?
Tecla, sí, que un nombre como antiguo, más si usa, si usa mucho. Sí. ¿Actualmente? Bueno, que no tantísimo, sí. Más cualquier tecla existe. Tecla, no sé si está tecla, está. Escribí. Tecla. ¿Cómo? Tecla. Tecla, igual que tecla. Existe aunque Santa Tecla. Es un nombre bastante común. Me gustó. Mi piace molto esta. Cuesta. Questo personaggio. Questo personaggio. Bene, bravo, è molto interessante. Mm. Molto, molto, molto. Molto interessante il metodo. Sì. Sì. Ho sentito che è un metodo molto diverso, ma che funziona molto bene. Con i bambini funziona molto bene, sì. Sì, sì. Pensano in un modo completamente diverso, ma funziona. È molto interessante. Bene. Giuseppe. Sì, Emilia. Io ho preso il personaggio del giornale El Mercurio. Uh-huh. Mm. Bene. Sì. Sì. ¿Cómo se dice anteayer, ayer? L'altro ieri. L'altro ieri. L'altro ieri, ieri, oggi, domani. ¿E come si chiama quello che viene dopo? Mañana pasa. Pasa. Chi si ricorda, perché lo abbiamo visto una volta, se vi ricordate come si dice il giorno dopo di domani? No? Domani. Dopo domani? Dopo domani. Dopo domani. Passato mañana, dopo domani. L'altro ieri, antes de ayer. Esatto. Bene, facciamo la pausa, yeah. E poi continuiamo con i compiti, ok? Mm-hmm. Allora 10 e 25 più o meno, 15 minuti come sempre. Yeah. Ok? Okay.